50 punti in due, ragazzi, oggi. Grande prova fuori casa su un campo ostico come quello di Montecatini. Andrea, Totò, le vostre impressioni a fine partita? Una grande partita di squadra con grande intensità anche sull'aspetto della fisicità. E visto che con due assenze come quelle di Jacopo e Bruno, che specialmente a rimbalzo poteva andarci una mano, siamo riusciti a tenere botta bene. Abbiamo fatto anche parecchio canestro con delle percentuali magari non un po' più usuali. Però alle volte capita, comunque in difesa abbiamo concesso qualcosa con la zona, però siamo riusciti a tenere botta, come detto, sull'aspetto della fisicità. Totò, percentuali direi irreali oggi, ma con tiri aperti e con scelte che quando sono state azzeccate hanno dato i loro frutti. Sì, però vabbè, io sono abituato a fare 0 su 9 e poi a fare, quanto ho fatto? 7 su 8, una roba del genere. Capita anche questo, quindi come capita 0 su 9 capita anche la partita dove, per la legge dei grandi numeri, dove si fa canestro. Quindi questa vittoria ce la prendiamo, e se le percentuali erano più basse sicuramente sarebbe stata una partita più lottata, ma noi abbiamo anche vinto partite punto a punto perché siamo abituati a giocare fisico e a mettere pressione all'avversario. Per un finale di stagione che a questo punto, come dire, si proietta verso i playoff, quali sono i vostri pensieri, ragazzi? Allora, sicuramente di grande soddisfazione, avendo raggiunto con 3 giornate d'anticipo il secondo posto matematico, che era ben oltre le aspettative, quelle di semplicemente entrare nei playoff. Comunque, compresa oggi, queste 3 partite non le dobbiamo sottovalutare, dobbiamo andare avanti a fare il nostro lavoro con intensità, perché comunque quando poi arriviamo a gara 1 dei playoff dobbiamo essere allo stesso livello di intensità delle altre squadre che magari lottano per entrarci fino all'ultima partita. E quindi oggi bella vittoria, proseguiamo con intensità il nostro lavoro in palestra in settimana per arrivare pronti ai playoff. Totò, come arrivi a questi playoff? Niente, senza sicuramente un Domenico noi siamo molto più lisci a giocare, capito? Sto scherzando. Ragazzi, niente, ci stiamo preparando, purtroppo oggi tra l'altro mancano due giocatori importanti come Lucarelli e un Domenico che ci danno più atletismo, più fisicità, per ora li recuperiamo perché dobbiamo arrivare sicuramente ai playoff pronti. Questa è stata una prova importante appunto perché ai playoff poi diciamo bisogna arrivare abbastanza carichi e non si può sbagliare. Grazie.